Eccoci, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Siamo in diretta streaming, siamo praticamente con un'altra videoconferenza dedicata al turismo. Lo facciamo con un'imprenditrice del settore, che è la signora Sibille Demez, che è la proprietaria del Residence Sovara in Val Gardena, precisamente in località Santa Cristina. Buongiorno Sibille. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, la Val Gardena è stata una delle prime zone colpite dal coronavirus. Parlavano i telegiornali, dicevano che c'erano tanti turisti che avevano, diciamo, infettato la zona. In questo momento mi sembra, dalla situazione in generale, che sia decisamente migliorata. Mi dica lei. Sì. Allora, noi a marzo effettivamente quasi quasi non ci rendevamo nemmeno conto della gravità del fatto ed effettivamente quando avevamo poi questa chiusura immediata di tutto appena dopo quasi abbiamo iniziato a realizzare la situazione ed effettivamente in tante famiglie c'erano delle persone influenzate. Poi che tipo di influenza era non si sa sempre. Non so se si trattava sempre di coronavirus, però comunque conoscevo tante persone che avevano un po' di febbre, un po' influenzate. Da circa un mese, questo è come la vedo io, non conosco più nessuno che abbia un'influenza, che sia malato, allora mi sembra che la situazione sia molto, molto tranquilla, direi anche normale da quel punto di vista. Ecco, da quanto dicono, diciamo, i telegiornali, sentendo le notizie in giro, pare che l'Alto Adige sia una delle zone dove si aprirà prima rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Pertanto, da lunedì mi pare che molte attività riprenderanno la vita normale. Parliamo di attività commerciali, non ovviamente ancora di turismo, però sicuramente è un buon punto di partenza. Sì, penso che apriranno tutti o quasi tutti i negozi e che si ritorni pian piano alla vita normale e ne so, siamo contenti di questo. Certo, voi avete già un'idea di una data per poter riaprire la vostra attività? Allora, noi di solito apriamo già fine maggio, quest'anno sarà più tardi, l'idea è di partire col 20 giugno. Da quando aspettiamo i primi clienti italiani, diciamo provenienti dall'Italia. Perciò, se tutto va bene, apriamo dal 20 giugno in poi. Il 20 giugno in poi. Ecco, volevo chiedere, al momento della chiusura intorno al 10 marzo, voi naturalmente eravate in piena stagione, eravate, diciamo, pieni, no? Sì. Pertanto avete dovuto avvisare tutti i vostri clienti che praticamente dovevano lasciare la struttura, che tra l'altro è una struttura molto bella, molto capiente, è un 4 stelle e di conseguenza non credo che tutti abbiano preso bene la situazione, no? Di dover abbandonare. Com'è stato lo stato d'animo? Come vi siete trovati in questa difficile situazione? Sì, difatti avevamo clienti italiani, tedeschi, olandesi, che tutti avevano, cioè dovevamo quasi, quasi cacciarli via perché effettivamente nessuno aveva tanta voglia di rientrare a casa, però era questa necessità e poi tutti hanno capito che non c'è altra scelta. Ecco, per quanto riguarda invece, diciamo, l'apertura, no? Tutti quanti si stanno attrezzando con dei nuovi metodi di accoglimento. Sicuramente per voi che siete un residence, a scapito dell'hotel è un po' più facile, un po' più semplice, perché come arrivano i clienti, poi vanno nel loro appartamento e li vedete anche poco, no? Perché non c'è il ristorante e di conseguenza è molto più facile. Però, quali saranno le misure adottate dalla vostra struttura per poter appunto accogliere i clienti e tenere appunto le giuste distanze? Allora, noi le disposizioni di legge le sentiremo ancora, intanto ci siamo attrezzati con disinfettante da tutte le parti, che ognuno ha la possibilità di disinfettarsi le mani. Poi abbiamo organizzato un servizio spesa a domicilio,
che i clienti all'arrivo possono mettersi in contatto col supermercato e che la spesa gli viene portata direttamente all'appartamento. Poi abbiamo un servizio pizza a domicilio tutte le sere, volendo. E poi l'uso della sauna sarà solo esclusivo per i clienti di una sola famiglia, in modo da ridurre il contagio. E sì, siamo fortunati perché abbiamo un vasto giardino, abbiamo ogni appartamento col balcone, perciò uno riesce, cioè, in modo che riusciamo a tenere proprio il rispetto di queste distanze. Certo, e volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda il fatto che eravate in piena stagione e avete perso del fatturato, pensa di chiedere dei contributi, degli aiuti, oppure in preventivo di non muovermi e aspettare la stagione estiva, ecco, per poter rimpinguare le casse? Allora, c'è la possibilità di chiedere dei contributi fino a fine settembre. Noi aspetteremo la stagione estiva e li chiederemo eventualmente più avanti. Ecco, vedete un po' com'è l'andamento della stagione, se si potrà riprendere in maniera ottimale. Ecco. Beh, sappiamo già adesso che la stagione non sarà come le altre. Però bisogna accettare anche questa situazione, che siamo stati molto fortunati negli ultimi anni ad avere un turismo fiorente senza limitazioni né di catastrofi naturali o motivi politici, perciò accetteremo che abbiamo adesso una o forse anche più stagioni che sono un po' meno convenienti, diciamo. Ecco, intravedo dietro le sue spalle il Sassolungo, vero? Sì, Ecco, sono in per cui giardino, ecco, ci godiamo il sole. mandiamo un messaggio positivo affinché tutto possa riprendere. Magari diamo i suoi dati per potervi contattare, eventualmente poter fare delle richieste, anche di prenotazione. Vogliamo dare i suoi numeri di telefono, il suo indirizzo mail e il suo sito internet? Sì, allora noi siamo felici di ripartire dal 20 giugno in poi, vi aspettiamo e siamo contenti di poter offrire alla gente un ambiente nel rispetto delle disposizioni igieniche e comunque un po' di libertà senza dover pensare tutti i giorni alle restrizioni che abbiamo avuto fino adesso. E se avete voglia di venire, sono contenta di farvi delle offerte. Inviateci un'email a info @sovara.it oppure telefonicamente 0471 79 3333. Benissimo, allora noi ringraziamo la signora Sibille per averci dato questa opportunità di contattarla, invitiamo tutti quelli che possono e vorranno contattarla agli indirizzi indicati sia internet sia telefonico. Noi ci sentiamo domani per un'altra videoconferenza molto importante, perché sarà con noi in diretta il presidente nazionale dell'associazione Assotel Confesercenti, dottor Messina, che ci parlerà della proposta fatta al governo per quanto riguarda il decreto dedicato al turismo. Pertanto, domani intorno alle 14:30 vi aspetto per questo nuovo appuntamento. Invito la signora Sibilla a rimanere ancora un attimo con me offline, che facciamo una breve chiacchierata. Buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie, buona giornata a tutti. Eccoci, allora siamo ancora online.